Il programma F-35 è in ritardo di almeno 5 anni, i costi del supercaccia sono praticamente raddoppiati. E quanto si legge nell'ultimo rapporto della Corte dei Conti, il costo degli aerei militari è salito a 130 milioni ciascuno, per rendere l'idea l'equivalente di almeno 4 Canadair. I magistrati contabili hanno espresso anche dubbi sulle ricadute occupazionali per l'Italia, che non si sono ancora concretizzate nella misura sperata. La stima inizialmente pari a 6.400 posti di lavoro è ritenuta realisticamente realizzabile in circa 3.500 unità. Tuttavia, spiega la Corte dei Conti, uscirne adesso vanificherebbe gli sforzi e gli investimenti finora effettuati.